Salutiamo con un applauso caloroso, caloroso l'esibizione della banda cittadina dal Fabbro diretta dal maestro Dario Zande Giacomo. Ormai è un'istituzione, non possiamo aprire ufficialmente l'antica fiera a Valdobbiadene se non ci sono gli amici che come sempre fanno da corteo iniziale a San Gregorio. Grazie per questa veramente grande presenza, da qui c'è un bellissimo colpo d'occhio a testimoniare il successo di questa edizione 2019 della Fiera di San Gregorio. Come sempre un grazie che va a tutti gli espositori, ai partner ufficiali, agli sponsor che sostengono questa edizione, ma come sempre la presenza fondamentale è la vostra. Vado subito ad iniziare questo momento inaugurale salutando con il vostro applauso il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Passo fisso, ebbla. Grazie. Buongiorno e buon San Gregorio a tutti. Saluto e ringrazio le autorità presenti, numerose come ogni anno, sindaci, rappresentanti delle province,
saluto anche il presidente della provincia di Belluno, perché è il rappresentante della provincia di Treviso, il nostro governatore Zaia, i consiglieri assessori regionali, e abbiamo quest'anno anche l'occasione di avere onorevoli più presenti, onorevoli del nostro territorio, che finalmente possono dare voce al governo di quelle che sono le nostre realtà. San Gregorio solitamente è l'occasione per fare bilanci. Io non voglio oggi fare grandi bilanci, se non ringraziare e salutare assessori e consiglieri che vedo qui presenti oggi per il grande lavoro fatto in 5 anni. E San Gregorio ne è testimonianza. Oggi è un giorno di festa per tutti, ma mentre noi stiamo festeggiando abbiamo 200 persone che stanno lavorando per noi, per la nostra sicurezza personale del comune. Abbiamo anche, ringrazio agenti di polizia locale di comuni vicini, di Conegliano, di Strana, di Asolo e di Castelciucco, che hanno voluto darci supporto. Abbiamo i volontari della protezione civile, Alpini, AVAP, Carabinieri, Congedo, un'enorme squadra che si dà da fare, che ringrazio. E questa è la testimonianza di quanto bene si voglia non solo San Gregorio, ma tutta la nostra comunità. Quando c'è bisogno c'è sempre la risposta, e quindi anche noi, quando ci sarà bisogno, daremo sempre risposta, come lo è stato per gli eventi di fine ottobre scorsi, dove anche la comunità di Valdobbiadene ha risposto. Saluto infine e ringrazio gli amici che anche quest'anno sono venuti a trovarci e salutarci, della costiera amalfitana, dei comuni di Furore, Minori, Conca dei Marini. Quest'anno abbiamo anche gli amici di San Gregorio Magno, che hanno voluto così allacciare un rapporto di amicizia con noi per uno scambio che possa far crescere le nostre comunità. Quindi auguro a tutti un buon San Gregorio, ringrazio davvero tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa manifestazione. Buon San Gregorio a tutti. Grazie sindaco. E salutiamo adesso l'assessore all'attività produttiva, che è l'agricoltura, Pier Antonio Geronazzo. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a San Gregorio 2019. Io unisco anch'io ai ringraziamenti fatti dal sindaco, alla regione, ai consiglieri della regione Veneto, agli assessori della regione Veneto, e anche quest'anno, mai come altri anni, anche abbiamo degli onorevoli del territorio che lavorano per il territorio a Roma per noi, e li ringrazio, senza dimenticare tutti i comuni vicini e le province che sono qui rappresentate. Vi ringrazio, stamattina mi hanno detto di fare 2 parole sull'agricoltura, su San Gregorio, sull'evento San Gregorio, e questa mattina ero in biblioteca, lì abbiamo una lapide che ricorda i deceduti della Grande Guerra, e su quella lapide c'è scritto in un angolo, in basso, i morti per la fame e i morti per proiettili. Qui sul nostro territorio sono stati molti di più quelli per la fame che quelli per i proiettili, e questo per significare che non è sempre stato un territorio così ricco, Valdobbiadene. Molti anni fa qui era un territorio povero, adesso siamo diventati un territorio in cui le cose vanno bene, ma vanno bene per il lavoro che fa la gente, per il lavoro che fa la gente, e perché nonostante la difficoltà che abbiamo andiamo a coltivare rive che sono veramente degli eroi, quelli che vendemmiano e che lavorano con le rive. Si chiamano rive eroiche perché chi va su per quelle pendenze e continua a coltivare quelle pendenze e le rende quello che sono, un patrimonio bellissimo che abbiamo in tutto il territorio, che ci viene invidiato da tutto il mondo, lo fa col cuore. E quindi se oggi siamo ancora qui e stiamo rendendo questo prodotto che viene fatto all'interno delle nostre colline, il Valdobbiadene DOCG superiore, un prodotto unico al mondo, è merito del lavoro che fanno i valdobbiadenesi, merito della credenza e la forza che ci impegniamo per rendere questo territorio così bello. Ringrazio tutti quelli che sono impegnati, gli agricoltori che ci impegnano ogni anno a rendere questo prodotto unico, ringrazio la regione per l'impegno continuo che ci dà nel rendere questo territorio unico, aiutarci sia quanto riguarda l'ambiente, il turismo e anche per la tutela stessa delle nostre colline. E mi auguro che si riesca a continuare a migliorare, rendendo il Valdobbiadene DOCG il prodotto migliore che abbiamo, sia da parte del Consorzio DOCG, che quest'anno compie 50 anni, che della Confraternita del Prosecco, che si impegna a tutelarci e ad aiutarci. Grazie e buon San Gregorio a tutti. Grazie, grazie. In rappresentanza della provincia di Treviso c'è il consigliere Albino Cordiali, che vi invito a salutare con un applauso. Benvenuto. Sì, allora buongiorno a tutti, io sono rappresentante della provincia di Treviso, quindi diciamo porto i saluti al presidente Stefano Marcon, che è impegnato in un'altra manifestazione.
Per me è un orgoglio essere su questo palco oggi qui a Valdabbia. È la prima volta che mi capita a parlare con voi. Quindi questo è molto importante, perché avrei tante cose da dire, però diciamo, cerchiamo di essere un po' sintetici. Perché? Perché diciamo, la provincia di Treviso, sapete, negli ultimi 5 anni ha avuto trasferimento dei soldi dalla provincia a Roma. Finalmente quest'anno, diciamo a fine dell'anno scorso, il governo nuovo, abbiamo avuto delle risorse. Finalmente risorse destinate soprattutto alla viabilità. Qua parliamo dell'agricoltura. L'agricoltura funziona se c'è anche una buona viabilità. Noi cominceremo subito, abbiamo già preso degli accordi per migliorare la viabilità, cercare di coprire e di migliorare soprattutto i punti critici del nostro territorio. Io seguo, diciamo, tutta la provincia, però mi sta a cuore specialmente la nostra zona. La nostra zona che magari ha avuto dei tempi, diciamo, un po' morti, tralasciati magari delle precedenti amministrazioni, però adesso bisogna cominciare a portare a casa dei risultati. Quindi io spero che per le vostre attività, soprattutto per i produttori che ci sono qui numerosi oggi, che meritano veramente, veramente un aiuto concreto. L'aiuto perché la viabilità è importante. Trasportare materiali, merci, prodotti, l'agricoltura ha bisogno di tutti insieme di viabilità buona. Questo è il mio compito per il momento. Io vi ringrazio di essere qui oggi, ringrazio l'amministrazione, ringrazio tutti i colleghi, perché è importante essere qui, manifestare insieme con voi, che siete così numerosi su questa bellissima piazza di Valdabbiadene. Merito soprattutto del nostro sindaco, del vostro sindaco, che sta lavorando per questa comunità. Grazie a tutti, buon proseguimento e buon San Gregorio. Grazie. È nato un matrimonio ormai da un paio d'anni con Longarone Fiere. Questo è un momento importante, che tra non molto parleremo del matrimonio tra il gelato ed il prosecco superiore. Volevo chiamare il vicepresidente di Longarone Fiere, Giorgio Bosa, se mi raggiunge, perché tra non molto daremo inizio ad una premiazione importante che raffigura appunto il mondo del prosecco con il mondo del gelato. Ci sono state due giurie, una tecnica e una popolare, che hanno decretato dei vincitori, e tra non molto li saluteremo. Intanto salutiamo con l'applauso Giorgio Bosa, vicepresidente di Longarone Fiere. Buongiorno a tutti, è un onore essere qua presenti oggi in questa bellissima manifestazione. Longarone Fiere da anni ormai, da 7, che partecipa a questo sodalizio per cercare di onorare quello che è il prodotto principe di Valdobbiadene, che è il prosecco. Ieri c'è stata una manifestazione che ha messo in gara 12 gelatieri, proprio perché hanno voluto abbinare al gelato a questo prodotto, e poi tra poco sicuramente ci sarà la premiazione del primo e del secondo. Ecco, che io ringrazio ancora tutti, ringrazio l'autorità, ringrazio le persone che delle organizzazioni che ci hanno anche supportato in modo magnifico, e auguro buon San Gregorio a tutti. Io direi, la facciamo subito, Presidente, mi scusi, Vicepresidente, facciamo subito la premiazione iniziando dalla giuria popolare che ha decretato vincitore di questa sezione della 7ª edizione del concorso Gelato al Prosecco Superiore in collaborazione con Longarone Fiere, appunto il signor Massimo Baldan. È qui? Dov'è Baldan? Baldan 1, sta raggiungendo il palco, mi dicono, molto bene. Facciamo la cosa buona e giusta. Chiedo al governatore, assieme al sindaco e al vicepresidente di Longarone Fiere, di fare un passo in avanti, così operatori e fotografi immortalano questo momento, con l'applauso del pubblico naturalmente, per Massimo Baldan. E questa è la giuria popolare, mentre la giuria tecnica ha decretato vincitore il signor Marco Reato di Feltre. Vediamo se ci raggiunge, sì, eccolo già qua. L'applauso per questi due vincitori.
e grazie a Longarone Fiere per questa collaborazione importantissima. Questo evento, lo dicevo all'inizio, ho ringraziato coloro i quali lo sostengono, tutti gli sponsor che con un piccolo ma importante o grande contributo, per noi sono tutti uguali, sostengono questo evento da molti anni. In modo particolare voglio ringraziare la cantina produttori Valtocca di Valdobbiadene e la Banca Prealpi, e per questo motivo chiamo il suo presidente, il dottor Carlo Antica. Buongiorno. Buongiorno a tutti, faccio solo un breve intervento per portare in saluto il Consiglio di Amministrazione di Banca Prealpi, la Direzione Generale e del collega Riccardo Miotto della filiale di Sicusi di Bigolino. Grazie. Allora, ho un saluto chiaramente alle autorità, che sono veramente molte e quindi non le cito tutte. Anche quest'anno sosteniamo questa manifestazione proprio perché è molto sentita dalla comunità e anche perché è profondamente radicata proprio nella cultura anche di questo territorio. La Fiera di San Gregorio ha saputo in questi anni accompagnare lo sviluppo economico di questo territorio anche grazie soprattutto a un sostegno in ambito agricolo, soprattutto come nella viticoltura, ma anche e soprattutto ampliare il proprio sviluppo anche valorizzando i prodotti del formaggio di Malga ed chiaramente poi ampliando anche all'esempio del PPL. Questo quindi è stato un ruolo veramente importante di servizio nei confronti del territorio, riuscendo a individuare le peculiarità e poi anche a valorizzarle. Ed è proprio in questa direzione che come credito cooperativo noi vogliamo operare, con quella mentalità di servizio, che non funziona più, pronto? Sì. Con quella mentalità appunto di servizio, di essere vicino chiaramente agli imprenditori e di essere vicini alle famiglie e quindi di avere un ruolo che non soltanto sostiene l'economia ma anche sostiene quello che è l'ambito sociale del nostro essere. Ecco, a me piace sempre ricordare un detto che poi è un piccolo motto che serve anche come monito a tutti i colleghi nel mondo cooperativo, che una banca che non serve il territorio è una banca che non serve al territorio. Sotto questa linea quindi noi vogliamo avere proporci come a servizio di tutti e chiaramente essere a disposizione delle imprese e delle famiglie. Io finisco qui e vi auguro chiaramente di passare una giornata felice qui alla Fiera di San Gregorio. Grazie. Grazie Presidente. E adesso la parola al nostro governatore Luca Zaia. Grazie. Se batteva le pie mamma sul prezzo del prosecco. No, però un bel applauso alla banda, a tutti i volontari, a tutti quelli che hanno lavorato, lo facciamo. Bravi. E anche i gelatieri, dove i gelatieri? No, viene solo dopo ad Adrio. Allora, due brevi riflessioni. Intanto, non so, devo fare un comizio qua? Se devo parlare di robe serie noi altri. Se del prosecco. Allora, bisognerebbe farla vedere a quelli che parlano tanto queste colline e spiegare cosa significa coltivare queste colline. Bisognerebbe spiegare che in Veneto io ho 9.000 frane, ma non ce le ho dove ho gli agricoltori in collina, ce le ho in tutte le zone boschive. Ce le ho dove l'agricoltura non c'è, dove i cittadini abbandonano il territorio. Perché si sta presto a parlare di prosecco, a star sentati sul divano a casa, magari in qualche appartamento in giro. Si sta presto a dire che questa è un'assemblea di inquinatori, di devastatori, di approfittatori. La verità è che qua, a parte che più di qualcuno ha dato la vita su queste colline, è bene che le ricordiamo, la verità è che qua, se non ci fossero i nostri agricoltori, bisognerebbe inventarli. Arriveremo all'assurdo che se non ci fossero i nostri produttori, dovremmo pagare qualcuno per accudire e coltivare queste zone. Prosecco non è un premio che arriva chissà da dove,
è un giusto riconoscimento al grande lavoro che avete fatto. Poi, per carità, dovremmo fare un percorso tutti assieme. Questi produttori, voi produttori, il territorio, perché non è che il territorio non c'entra niente con la produzione, il territorio sa che ha anche una grande responsabilità. Oggi abbiamo i riflettori di tutto il mondo puntati su di noi. O produciamo 540 milioni di bottiglie, abbiamo superato lo champagne, tutto il mondo vuole prosecco e alla fine tu parti da qualsiasi parte del mondo, arrivi qua. Quindi questo è il tributo che noi dobbiamo riconoscere anche ai nostri vecchi, no? Che non hanno mai visto questo successo. C'è gente che qua ha lavorato tutta la vita e è morta senza vedere questo successo. Però dobbiamo rispettare i cittadini. Quelli che vogliono fare un percorso assieme a noi dobbiamo rispettarli. Il futuro dell'agricoltura e della viticoltura è un futuro sempre più rispettoso dell'ambiente, rispettoso della salubrità e insomma tutti quei processi che si stanno facendo. Purtroppo oggi sembra che l'unico problema sia il vigneto di Prosecco, ma non è così. Anzi, dovremmo anche iniziare a dire che il Prosecco si è dato delle regole che altri non hanno. Ed è bene riconoscere che queste regole ve le siete dati per primi, quindi questo è il vostro merito. Qual è il futuro? Il futuro è sempre quello di pensare, voi sapete che il decreto è stato fatto nel 2009, è di pensare che da soli si fa prima e assieme si fa più strada. Assieme si fa più strada. Quindi è fondamentale che siate compatti per andare sul mercato. Fondamentale che il consorzio sia con voi come lo è. È fondamentale che tutte le strategie si facciano assieme. Vi ricordo che l'affrazionamento della produzione è un frazionamento importante. L'azienda agricola media di queste zone è poco più di un ettaro di superficie. Quindi se andiamo avanti in ordine sparso se massacremo. Aspettano solo quello. Cercate di investire al massimo sull'azienda agricola, di fare in modo di investire in tecnologie che vi permettano, dove è possibile, di essere meno impattanti sull'ambiente, di pensare a un futuro che sarà sempre più un futuro nel quale ci chiederanno la certificazione del prodotto, del processo, di tutto il sistema. Pensate solo che una bottiglia d'acqua nel retro etichetta la composizione. Pensate che il mondo va in quella direzione, il che non vuol dire che alla fine devi lì, il che vuol dire che noi dobbiamo essere anche lì i primi ad arrivare. Abbiamo un grande appuntamento che è ai primi di luglio. Abbiamo sistemato tutto il dossier. Patrimonio dell'umanità. Voi avete presente cosa significa vedere nell'elenco mondiale Prosecco, le colline Prosecco, patrimonio dell'umanità. Voi altri non avete neanche l'idea di cosa che succede. Noi abbiamo visto i dati delle comunità agricole mondiali che sono entrate in questo elenco. Si decuplicano, cioè diventano 10 volte tanto le presenze turistiche. Oggi noi non siamo in grado, E ci siamo impegnati con questo dossier a non far realizzare alberghi, ve lo dico subito. Quindi cercate di mettere a posto le stanze che è casa, le case magari sperse in giro per le colline, perché comunque i turisti chiederanno di visitare i territori. La destinazione che cresce di più come turismo quest'anno è ancora il Prosecco, sono ancora queste colline. E questo è merito vostro. Quindi noi adesso stiamo lavorando per questo grande obiettivo che è il patrimonio dell'umanità. Patrimonio umanità, colline del Prosecco. Stiamo 4-5 luglio, insomma dovremmo avere il verdetto. Saremo in Azerbaijan, a Baku, e lì insomma ce la giochiamo fino in fondo. Ultima roba, se volete ve ne parlo, se no, l'autonomia. Non sei stufi? Poi qua mi dite che da ste parti non vuole nessuna autonomia. Allora, intanto grazie, perché basta andare a vedere i dati dell'affluenza alle urne e al referendum del 22 ottobre per capire che se c'è una piazza che conosce l'autonomia è quella di Valdobbiadene e quella di questi territori. Grazie di cuore a tutti, grazie. Ve lo dico perché se oggi noi non avessimo 2.328.000 veneti che sono andati a votare in quel referendum, oggi la trattativa sarebbe già chiusa. Nel senso che non si faria niente. La forza del referendum è la forza che abbiamo al tavolo della trattativa. Ci dicevano, se vi ricordate, che eravamo quattro esaltati, che non avremmo mai fatto referendum. Ve le ricordate? Che è tutta una presa in giro. Abbiamo fatto referendum, l'abbiamo difeso perché ce l'hanno impugnato e quindi abbiamo dovuto aspettare una sentenza della Corte Costituzionale per poter fare il referendum.
siamo andati a farlo, è stata una chiamata del popolo. Abbiamo continuato con la trattativa, prima con il governo Gentiloni, adesso con il governo Conte. Siamo in Consiglio dei Ministri una bozza di accordo. Voi sapete che la Costituzione dice che bisogna firmare un'intesa, cioè un contratto tra il governo e la presidenza della regione. C'è dibattito. De Luca vi ha detto che anche lui vuole l'autonomia, ma io devo sì, non se muore. La campagna vuole l'autonomia. E salutiamo gli amici campani, dove sono? Venite qua, venite qua. La volete l'autonomia? Certo che la vogliamo. Sentite qua, certo che la vogliamo. Ma è vero, stamattina mi aveva scritto una signora, leggevo venendo su le mail, mi scrive, scusi, io sono preoccupata, campana questa signora. E mi dice, sono preoccupata perché dalle mie parti dicono che con l'autonomia cambierà tutto. E siccome ho dei parenti in Veneto, volevo sapere, avrò problemi a venire in Veneto. E avrei capito che livelli che arriva. La verità è che su 20 regioni in Italia in questo momento, su 20 regioni italiane, 5 hanno già l'autonomia, sono la Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Le altre 15, 3 non hanno chiesto l'autonomia, 12 sì. Quindi 17 su 20 hanno già un percorso di autonomia. Vuol dire che il paese sta cambiando pelle, vuol dire che dobbiamo crederci, vuol dire che non faremo un millimetro di arretramento sulla trattativa e vogliamo portare a casa le 23 materie perché è un impegno che siamo presi con i cittadini. Quindi al governo cosa diciamo? Diciamo che noi siamo disponibili, non è la secessione dei ricchi, non è l'affamare il sud, non è dividere l'Italia, tutte queste robe, ma semplicemente applicare la legge, cioè vogliamo l'autonomia e non c'è altro da aggiungere su sta partita. Quindi fino al Foragelle Mon si preoccupa qua. Ma un altro significato tira fuori il limone, però vi dico loro abbiate pazienza su questa trattativa, andiamo avanti, sarete informati di volta in volta, non vi vengo a promettere niente, sono una roba che mi non muore, sapete come che funziona, no? Io non faccio un passo indietro perché io non rappresento nessuno se non i veneti, punto. Vi ringrazio. Adesso che passo la parola qua agli amici campani, dite a De Luca che deve muarghe. Se c'è problemi in mente dopo venire in costiera amalfitana, possiamo riformare il Principato Citra, okay, possiamo trovare una soluzione. Questi vuol già fare il Principato, per capire. Ma noi siamo d'accordo, noi siamo, guardate, cioè, Inaudi diceva che il risorgimento sarà finito quando tutti avranno l'autonomia. A noi, siccome siamo persone pacifiche, purtroppo a livello nazionale i veneti vengono descritti come quattro ubriaconi che pensano solo a lavorare, non sa niente, manteniamo l'Italia, beh, questo è un dato concreto, mandiamo ogni anno 19 miliardi di tasse, non ce l'abbiamo con il sud, non ce l'abbiamo con il sud, siamo convinti che però regole siano regole, paroni a casa nostra o no? Grazie. Presidente, adesso c'è l'ufficialità dell'apertura dell'antica fiera di San Gregorio, c'è anche una forbice da qualche parte per il taglio del nastro. Che matrimonio abbiamo fatto quest'oggi, Presidente? Siamo pronti? Avviciniamoci, per favore. E con il vostro applauso ufficialmente inauguriamo l'edizione 2019 dell'antica fiera di San Gregorio. Possiamo, maestro, maestro? Maestro, mi scusi, metta in pausa un attimo. C'è l'ufficialità. Ce l'ho quasi fatta. C'è la presentazione ufficiale, la selezione della bottiglia della confraternita di Valdobbiadene con il Valdobbiadene di OCG. Un saluto a tutti da parte della confraternita di Valdobbiadene. La confraternita di Valdobbiadene dal 1946 lavora per la promozione e per l'affermazione delle nostre meravigliose colline. Proprio per questo motivo ci sentiamo particolarmente onorati
di essere qui oggi a presenziare San Gregorio, l'antica fiera di San Gregorio, che è il momento più sentito, più partecipato dalla nostra comunità. Per far questo vogliamo suggellare questa inaugurazione con l'apertura della prima bottiglia della Selezione Confraternita Vendemmia 2018, che è una bottiglia che vuole essere un esempio, l'esempio della qualità e del carattere della Vendemmia 2018. Per questo motivo consegniamo la bottiglia al nostro governatore per la stappatura ufficiale. Facciamo uno. Finché si stampa, però dovete andare avanti, forza. Questo era un no più che un no. Oh. Buon San Gregorio a tutti quanti voi. Maestro, prego.